Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di RC Medica, dei nuovi modelli di business e ne parliamo con Cinzia Altomare, che è responsabile del settore medico di Vespierienne Branchet. Benvenuta. Grazie. Nuovi modelli di business nell'RC Medica perché in seguito alla legge Gelli del 2017 si sono state definite le responsabilità, la suddivisione delle responsabilità tra le strutture sanitarie e i medici e i professionisti che lavorano appunto nel settore sanitario. E questa divisione e questa ristrutturazione e organizzazione delle nuove responsabilità, delle responsabilità anche con tutto quello che ne comporta in termini di assicurazione, ha coinvolto appunto le compagnie assicurative, le ha ricoinvolte come dei veri e propri partner sia delle strutture sanitarie che dei medici. Però recuperare la fiducia tra le strutture sanitarie, i medici e i pazienti e coloro che si rivolgono al settore sanitario non è semplice, visto tutto quanto è successo negli ultimi anni. Come cause e come perdita appunto di fiducia nei confronti del settore sanitario. E vediamo adesso come le compagnie si stanno muovendo e se effettivamente sono interessate a continuare a restare in questo settore, nel settore sanitario. Bene, dottoressa. Ma diciamo che la legge Gelli, come accennava lei, ha introdotto una vera e propria rivoluzione nella organizzazione del sistema sanitario nazionale. Innanzitutto perché ha finalmente citato direttamente il mondo assicurativo come un partner, direi d'elezione, ma un partner necessario per continuare a svolgere l'attività anche da parte delle strutture e dei medici stessi. La legge Gelli determina fondamentalmente l'obbligo da parte di tutti quanti i professionisti sanitari e di tutte le strutture, le quali potrebbero poi eventualmente ricorrere alla cosiddetta autoassicurazione, ma diciamo con delle modalità talmente complicate per cui si desidererebbe, si vorrebbe in fondo spingerle a ritornare invece all'assicurazione. Come dicevo, ha introdotto una serie di obblighi alle strutture e, come dicevo, ai professionisti sanitari che però non hanno come contraltare lo stesso obbligo da parte delle compagnie di assicurazione. La legge Gelli fondamentalmente cosa dice? Dice che qualunque diciamo, soggetto che abbia a che fare con il mondo dell'assicurazione, cioè con il mondo del medico, incluso anche il mondo assicurativo, deve svolgere il proprio lavoro in compartecipazione con tutti gli altri soggetti per cercare di raggiungere il miglior risultato in termini di miglioramento del servizio sanitario nazionale e in genere di quello che è l'offerta che viene data al paziente a livello italiano. E molte compagnie che, come sappiamo, avevano abbandonato il mondo dell'assicurazione perché le condizioni erano diventate insostenibili per un assicuratore. Noi sappiamo che questo tipo di assicurazione è soggetta a quella che noi tecnicamente definiamo una lunga, lunghissima coda, cioè un sinistro a durata molto lunga. E le compagnie di assicurazione devono tenere a riserva degli importi anche piuttosto importanti per moltissimi anni. Per questa ragione qua, molte compagnie hanno ritenuto che non fosse più, come dire, conveniente per loro, che non potessero più resistere a sopportare gli andamenti molto negativi di questo ramo e hanno quindi abbandonato di fatto l'assicurazione. La legge Gelli vorrebbe in qualche modo ricondurre tutti quanti i soggetti coinvolti, quindi anche le compagnie di assicurazione, ad una sorta di tavolo in cui si lavora tutti quanti insieme, si collabora per cercare di avere da una parte un mondo assicurativo più propenso ad assicurare i medici e dall'altra invece un mondo di strutture e anche di professionisti medici più, come dire, propensi a come dire, seguire le indicazioni delle compagnie di assicurazione e in grado di fidarsi del servizio che le compagnie dovranno dare. Quindi è veramente molto importante cercare di capire come
la legge Gelli riuscirà effettivamente a ricucire questi strappi che si sono venuti a creare da una parte tra il paziente e il medico stesso, il paziente che non si fida più del medico perché comincia a pensare che forse se tanti casi di medical malpractice si sono verificati e sono stati resi noti anche sui giornali, è possibile che la come dire, qualità del servizio offerto in effetti abbia sofferto nel corso degli anni. Dall'altra parte i medici e le strutture che invece hanno imparato a vedere il proprio paziente come una sorta di nemico in grado magari di chiedere risarcimenti milionari, delle volte perlomeno diciamo per delle ragioni che non vengono percepite, non vengono comprese da parte dei medici e delle strutture stesse, e da parte delle compagnie di assicurazione che finora hanno potuto vedere un ramo che è andato sempre più deteriorandosi e quindi non era più in grado di essere coperto. Ecco, ma in questi due anni dall'entrata in vigore della legge Gelli, le compagnie più o meno come si sono mosse? Cioè sono entrate, hanno cercato di informarsi? In effetti questo era un po' il come dire, lo scopo della legge Gelli, era quello di riportare le compagnie all'assicurazione. In realtà sono stati introdotti per via della legge alcuni tecnicismi molto importanti che comporteranno per le compagnie la necessità di decidere veramente se voler restare o meno a giocare a questo gioco. Alcune compagnie avranno grossi problemi, per esempio dal punto di vista della riassicurazione, perché molti riassicuratori che accettano di coprire la responsabilità medica a determinate condizioni, determinate altre condizioni le vedono come gravemente problematiche da affrontare. Faccio un esempio molto semplice: la legge Gelli prevede automaticamente 10 anni di retroattività all'interno della clausola claims made e 10 anni di postuma perlomeno in caso di cessazione dell'attività. Significa che la vita fondamentalmente di una, se vogliamo, di un anno di assicurazione non è equivalente ad un anno effettivo, ma a 10 anni più l'anno più 10 anni, quindi di fatto avremo a che fare con un sinistro che può avere che può svolgersi nel corso di 21 anni. Questo ovviamente per le compagnie di assicurazione comporta grossi problemi se non hanno un riassicuratore abbastanza importante alle spalle in grado di sostenerle per tutto questo periodo, e quindi questo ovviamente comporterà una scelta da parte loro se accettare determinati costi, se vogliamo, anche dal punto di vista riassicurativo, oppure abbandonare tutto. Quindi possiamo dire che per le compagnie sono aumentati un po' gli oneri da dover sostenere con la legge Gelli. Assolutamente sì. Però in questo senso magari le tecnologie, visto che stanno progredendo così velocemente anche con i big data e gli strumenti poi di intelligenza artificiale, potrebbero contribuire a favorire una decisione positiva. Certamente, anche perché il problema è proprio quello, capire quanto le compagnie che finora, devo dire, le compagnie italiane non hanno investito tantissimo sul problema dell'innovazione, sul piano dell'innovazione, e un ramo come quello della RC Medica, in genere tutti i rami che sono definiti a lunga coda, quindi tutti i rami per esempio della RC professionale e inclusa a massimo livello la RC Medica, effettivamente potrebbero beneficiare molto da una capacità da parte delle compagnie di tenere sotto controllo e gestire sinistri per esempio di così lunga durata, oppure la possibilità di intervenire subito quando il sinistro si verifica, quando ancora il sinistro, se vogliamo, non è neanche ancora un sinistro, ma è soltanto quello che noi tecnicamente definiamo un evento noto, cioè un fatto che per esempio i medici chiamano anche evento sentinella, che potrebbe in futuro determinare una richiesta di risarcimento ma ancora non l'ha fatto. La capacità di una compagnia di intervenire subito e di gestire subito un sinistro di così lunga durata sicuramente potrebbe aiutarla. Ecco, in questo possiamo dire che magari le linee guida potranno essere, una volta che poi vengono stabilite, vengono uniformate, perché poi c'è anche questo nella legge Gelli, che si vuole uniformare tutte le linee guida e che si vuole creare un osservatorio nazionale. Sì. Che quindi possa creare prevenzione, possa... Il che dovrebbe tra l'altro anche aiutare molto i giudici, che da questo punto di vista sono chiamati a rispondere in prima persona e a cercare di risolvere problematiche di questo genere in prima persona. Sì, è abbastanza noto il fatto che per tanti anni
in genere il mondo medico è stato abbastanza contrario al concetto delle linee guida. E diciamo che la questione ha una sua logica, perché fondamentalmente i medici dicono che il nostro è un lavoro che si evolve molto rapidamente e quindi quello che oggi è una buona pratica domani non lo sarà più. È possibile che un medico che si inventi oggigiorno un approccio particolare per un certo tipo di, per esempio, intervento chirurgico e lo pubblichi e venga accettato poi come tale, come diciamo particolarmente positivo nella risoluzione di un determinato problema, diventi automaticamente la nuova linea guida. Quindi i medici dicono sempre: è abbastanza impossibile, è piuttosto impossibile per noi definire una linea guida come una cosa a cui non possiamo uniformarci senza, diciamo, discutere da questo punto di vista. Però d'altra parte bisogna anche considerare che tutti i professionisti che hanno a che vedere, diciamo, con la gestione del sinistro, se vogliamo, fino al giudice stesso, hanno bisogno di un punto di riferimento, hanno bisogno necessariamente di un punto sul quale basarsi per poter prendere le loro decisioni. In alcuni casi sono decisioni che sono anche per, diciamo, importi molto cospicui, quindi ovviamente sia i giudici che per esempio i medici legali, tutti gli esperti che rientrano nella gestione del sinistro stesso hanno la necessità e hanno bisogno di avere comunque dei punti fermi sui quali poter operare. Il fatto poi di creare comunque un osservatorio nazionale, quindi di collegare tecnologicamente tutte le strutture, i medici in un'unica piattaforma, perché poi è quello che si verrà a verificare, questo poi, diciamo, non darà più peso alla decisione della singola struttura, perché le obbligherà più o meno ad entrare nel settore della sanità. Sì, assolutamente, tra l'altro c'è da dire che la legge Gelli prevede l'obbligo per tutte le strutture di pubblicare sul loro sito internet sia alcuni dati che riguardano specificamente l'eventuale polizza di assicurazione, quindi il modo in cui loro intendono affrontare la possibilità che vi sia una richiesta di risarcimento, ma anche proprio di indicare negli ultimi 5 anni quanti eventi sono stati effettivamente denunciati, quanti sono stati pagati, indicando anche i cosiddetti eventi noti o eventi sentinella. Quindi di fatto questo dovrebbe da una parte consentire al pubblico di scegliere tra una, per esempio, tra una struttura e un'altra struttura in base a quelli che possono essere gli andamenti della struttura stessa, e dall'altra parte dovrebbe aiutare la compagnia di assicurazione a capire quali siano le strutture, diciamo, che si sono comportate meglio nel corso degli ultimi anni e che rappresentano una inferiore, una minore diciamo rischiosità dal punto di vista assicurativo. Il problema è che in questo momento ci sono dei gravi problemi da parte delle strutture stesse ad accettare questa indicazione. Molte strutture non hanno neanche un sito internet, perché noi parliamo di migliaia di strutture in tutta Italia e abbiamo a che fare con delle strutture che rappresentano una eccellenza dal punto di vista anche della gestione, dell'organizzazione, e che ovviamente hanno dei siti internet in grado di gestire tutte queste problematiche. Altre che magari non hanno neanche un sito internet e che si guardano bene dall'averlo in questo momento, perché sono preoccupate da quello che poi su questo sito internet dovranno scrivere. Vediamo dal punto di vista dell'ampliamento dell'offerta, ci sono delle opportunità che nascono dalla legge Gelli di ampliamento di offerta e quindi di creare una maggiore concorrenza anche rispetto ai competitori internazionali, magari più evoluti da un punto di vista tecnologico, ma questo che cosa comporta? Cioè che spinta devono avere, cioè cosa devono fare le assicurazioni per cogliere le opportunità? Ma diciamo che sicuramente già uniformare i propri testi di polizza a quello che la legge Gelli effettivamente prevede come, diciamo, optimum, come miglior possibile risultato da un punto di vista delle condizioni, certamente sarebbe da una parte una rivoluzione, dall'altra parte sarebbe già un grande passo avanti. La legge Gelli comporta sicuramente un grosso challenge per le compagnie da questo punto di vista, perché, come dicevamo, alcune condizioni saranno difficili da applicare da parte di molte compagnie, quindi certamente già la possibilità di uniformarsi il più possibile alla legge Gelli sarebbe un grande risultato per le compagnie. Qui bisognerà capire quante riusciranno effettivamente a dotarsi di quegli strumenti, dalla riassicurazione alla organizzazione interna, anche il discorso per esempio appunto di poter accedere a fonti di informazioni all'avanguardia,
quindi il discorso di big data e compagnia, certamente potrebbe essere un grande aiuto, e sicuramente questo è una grande sfida per le compagnie che vorranno giocare a questo gioco anche in futuro. Quindi questo vuol dire aumentare gli investimenti e riorganizzarsi proprio a livello di, anche di distribuzione probabilmente. Certamente, c'è da dire che la legge, diciamo che in genere il mondo della sanità in Italia tradizionalmente ha proposto un gettito di premi che era abbastanza importante. Adesso si è molto ridotto l'importo complessivo che viene attribuito al mondo sanitario in Italia, e questo è dovuto essenzialmente al fatto che molte strutture sono andate in autoassicurazione. Anche nell'ambito del pubblico c'è da considerare che più del 50%, quasi il 60% dei premi attualmente previsti nell'ambito del sistema sanitario derivano dal mondo pubblico, che comunque in Italia è importante ed è molto grande. Complessivamente al momento abbiamo all'incirca 600-700 milioni di euro, questo sarebbe più o meno il portafoglio che è stato riscontrato dall'ultimo studio fatto sia dall'IVAS che dall'ANIA. Però c'è da dire che precedentemente questo importo era molto superiore, e lo era proprio perché molte strutture erano regolarmente assicurate. Tutti questi premi adesso stanno mancando. Il giorno in cui effettivamente tutte queste strutture dovessero finalmente rientrare, che poi è quello che la legge Gelli si pone come obiettivo nel mondo assicurativo, e quindi riuscire a instaurare di nuovo questa partnership con l'assicuratore, il premio complessivo potrebbe essere molto interessante, ben superiore al miliardo di euro. Questo ovviamente può comportare, per chi volesse giocare a questo gioco, anche la possibilità di affondare le mani in tasche che prevedono una certa capienza in termini di investimenti. Quindi in estrema sintesi si può dire che il successo della legge Gelli dipende dagli investimenti che verranno fatti in tecnologia, non soltanto a livello di singola compagnia ma anche a livello complessivo di paese. Certamente, sia dal punto di vista degli assicuratori che dal punto di vista degli assicurati, certo. Ecco, vediamo le prossime sfide. Lei quale vede come prossime sfide in questo settore? Diciamo che le prossime sfide sono... Io vedo sempre il primo problema è proprio quello di colmare lo iato che si è venuto a creare, di cui si parlava all'inizio, tra i vari soggetti che sono coinvolti. Si è verificata una sorta di piccola rivoluzione negli anni passati che ha visto... gli assicurati separarsi sempre di più dalle strutture, ma in genere i professionisti sanitari, in genere strutture e persone, e a loro volta questo mondo separarsi sempre più di più dal mondo delle assicurazioni. Io credo che la grande sfida sia proprio questa, cioè quella di ricondurre allo stesso tavolo, per poter collaborare insieme allo scopo di migliorare il servizio poi gestito e messo a disposizione del paese Italia, proprio questi soggetti, in modo tale che effettivamente per gli assicuratori il mondo della Medmal diventi una cosa ormai nuovamente accettabile, e per il paziente avere la possibilità di contare sul fatto che abbiamo un servizio sanitario che è stato in grado di migliorare se stesso anche attraverso la gestione del proprio rischio e poter contare sul fatto che questo servizio sia effettivamente a disposizione e credibile. Però anche nella gestione del rischio c'è una grande sfida. Assolutamente sì. Che sulla gestione del rischio, a partire da quando si è verificata la cosiddetta crisi della sanità, molte strutture hanno fatto degli investimenti importanti, e certamente il modo di gestire il rischio, l'approccio nel gestire il rischio è molto cambiato negli ultimi anni. Questo ha determinato anche una certa riduzione del numero dei sinistri, che non è solo rapportata al fatto che effettivamente ci siano meno polizze in corso, proprio perché molte strutture sono andate in autoassicurazione, ma anche al fatto che certamente il rischio venga gestito in maniera migliore. Quindi certamente questa è una sfida importante sia per l'assicurato che per gli assicuratori. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Cinzia Altomare, responsabile del settore medico di Respirain Branchet, e arrivederci a tutti qui su New Insurance di Le Fonti TV.